Siamo ancora con la dottoressa Giorgi, presidentessa del comitato Vittime dei reati. Vittime dei reati, perché ho saputo una cosa, io da una fonte, poi la dottoressa, la presidentessa vi dirà quello che ha saputo lei. Io ho saputo da fonte certa, che intorno dal 3 al 5 maggio il professor Ruscher probabilmente andrà all'ospedale San Carlo di Milano. Come ci è arrivato? Ha sostenuto un concorso e ad invitarlo più volte perché sostenesse questo concorso sono state due altissime personalità molisane che evidentemente sono talmente generose e munifiche che avendo un grande medico se ne vogliono liberare. Solitamente quando uno ce l'ha, se lo tiene, loro se ne vogliono liberare. E lo hanno non soltanto invitato a partecipare a questo concorso, ma hanno fatto pressioni perché il concorso lo vincesse queste due altissime personalità molisane. Ora mi domando, presidentessa, la domanda che faccio è semplicissima ed è velocissima. Sì. Ma non c'è per caso una legge, mi sembra, che prescrive, che allora dice testualmente che, prima la spiego, nel momento in cui una persona qualunque si presenta ad un concorso pubblico, e questo è un concorso pubblico, ma in modo particolare un medico, deve presentare il certificato penale. Il certificato penale non è stato presentato dal professor Ruscher. Lui dovrebbe dichiarare se a lei risulta prima di tutto. O procedimenti. A lei risulta questa faccenda del San Carlo o no? Prima di tutto. A me è giunta una telefonata, peraltro anonima, alcuni giorni fa, che mi diceva, probabilmente di un chirurgo dello stesso San Carlo. Noi sappiamo che non è anonima, altrimenti non lo diremmo, non siamo così fessi. Non possiamo dire, non possiamo dirlo. Certo, sì, diciamo così. Possiamo dirlo. Anche se in realtà non ha specificato, in realtà ha detto di essere un chirurgo del San Carlo e ha detto che si stava tenendo un concorso e che il professor Ruscher voleva avvisare il comitato che il professor Ruscher stava partecipando a questo concorso. Ora io mi dico e mi chiedo. Ma non deve presentare il certificato penale? Lui deve dichiarare se ha carichi pendenti, penali, procedimenti in corso, eccetera. Tra l'altro di questo se ne parlò anche nella risposta all'interrogazione, famosa interrogazione parlamentare. Presidentessa, deve presentarlo sì o no? Sì, lui deve dichiarare se ha procedimenti in corso, benissimo, procedimenti penali in corso. Perfetto. Il San Carlo può non saperlo. Mi sono ricollegata, non a caso, perché fu fatto notare dal sottosegretario del Ministero della Salute che gli era stato riferito che nei precedenti concorsi non aveva, il San Giovanni dichiarava che lui non avesse dichiarato di avere procedimenti in corso. Allora io mi chiedo, ed ora cosa ha fatto? Cos'è accaduto? Lo ha dichiarato di avere procedimenti, carichi pendenti, quindi queste quattro condanne eccetera, che lui ha e che chiaramente... San Carlo cosa fa? Fa finta di non saperlo? Evidentemente, io non comprendo. Facciamo una cosa. Noi partiamo dalla posizione chiaramente di assoluta buona fede. Il San Carlo non lo sa, li avvisiamo noi. Io con questa comunicazione ufficiale avviso il direttore generale del San Carlo che ci sono non soltanto un bel po' di avvisi di garanzia a carico del professor Ruscher, ma che ci sono condanne per 6 anni e 8 mesi di galera. Se questo non viene tenuto conto, andrò io personalmente a cercare il responsabile del San Carlo e glielo dirò personalmente. Un'altra cosa. Nelle puntate precedenti mi ero reso conto che io mi ero dimenticato di una cosa, me l'ha fatto notare la presidentessa. Tra le varie, dai vari dati che il professor Ruscher nella sua conferenza stampa aveva rilasciato, aveva detto che lui era stato assolto in 18 processi. È vero o non è vero, presidentessa Giorgi? Io mi sento di dire, non ci sono proprio processi sconosciuti, ma sinceramente, che lui non sia mai stato assolto sino ad ora. Se poi il professor Ruscher non è mai stato assolto. Benissimo. Non c'è stato mai un processo che si è celebrato a carico del professor Ruscher che sia noto. Perfetto. Che si è risolto con una soluzione. Addirittura me ne parla di 18 processi. Perfetto. Che sarebbero ignoti. Sì, per aver investito il gatto, roba di questo genere forse. Comunque, sostanzialmente non è mai stato assolto. Altra gigantesca palla. Non... Mi dica?
nonché lui parla di 40 avvisi di garanzia, quindi 40 procedimenti. Ora, noi sappiamo che negli atti si parla di 64, perlomeno nell'interrogazione anche al Senato, nell'onorevole Massa, nell'interrogazione Marracini. Ora, che siano 64, 50, 40 o anche di più. Questa è l'ennesima palla che ha raccontato il professor Ruscher. Alla prossima.